penso che poche persone in Italia, come Lelio Lagorio, abbiano nel loro impegno civile di servizio verso le istituzioni svolto al massimo livello i ruoli che sono connotati dalla nostra Costituzione. È stato come amministratore a Firenze il sindaco della città nel 1965, è stato nella regione un presidente carismatico che ha iniziato il corso di questa istituzione nei suoi primi 8 anni, segnandone in modo chiaro, preciso, lineare quello che sono stati i momenti storici, costitutivi della regione stessa. È stato uomo ai vertici dello Stato, come ministro della difesa, come ministro del turismo, che ha cambiato il volto dello spettacolo e dello sport in Italia, così come a livello di Parlamento europeo, l'ultima sua tappa, ha svolto come capogruppo del Partito Socialista, il partito da cui lui è sempre stato legato e di cui è sempre stato punto di riferimento carismatico. Ecco, in tutti e 4 i livelli, comune, regione, Stato, Europa, una figura di prim'ordine. E questo dà il senso di una persona che, quando si comincia a leggere non con la cronaca, ma con la storia, lascia un segno inconfutabile in quello che è il senso di partecipazione e di servizio della sua figura istituzionale alla nostra comunità. Presidente Gianni, secondo lei qual è il messaggio che darebbe o che dà la figura del ministro Lagorio ai giovani di oggi? Innanzitutto il buon amministratore locale e la figura eticamente irreprensibile ai vertici dello Stato. Mio padre è stato un rigoroso rappresentante delle istituzioni, un politico appassionato, uno storico dallo sguardo lucido e imparziale, un uomo integerrimo, un galantuomo integerrimo. La calorosa partecipazione di tanta gente al convegno di oggi, a questa bella iniziativa organizzata dal Consiglio regionale, mi fa pensare quanto sia ancora stimato e benvoluto dopo tanti anni che aveva lasciato la vita politica attiva, e questo è un segno che ha lasciato un segno importante nella vita istituzionale e civile di questo Paese. Al solito siamo in ritardo, me ne scuso, ma comunque siamo nei tempi per poter sviluppare quello che sarà una giornata intensa di lavoro e di comunicazioni. Io ringrazio i relatori del più alto significato, perché è indubbio che quando con Silvia Lagorio parlammo per la prima volta di organizzare questo convegno, devo dire che abbiamo trovato con tutte le persone che pensavamo come relatori il più grande entusiasmo e il senso di partecipazione alla figura, alla riflessione, al ricordo, ma alla riflessione sulla figura di Lelio Lagorio. Nel luogo suo proprio, quello della regione toscana, di cui fu figura determinante per poterla sostituire. Qualche giorno fa, in una occasione qua in Toscana, la fiera considerata principale, Gustavus di Orbetello, parlavo con uno dei relatori che poi non è potuto venire, ma che si è scusato e veramente i suoi impegni non potevano portarlo, ma lo farà nelle occasioni prossime per testimoniare il suo affetto, il Presidente del Parlamento Europeo Tajani, che nel caso di Lagorio ha un ruolo particolare, perché fu giovane giornalista il redattore di una biografia di Lagorio, che disse aveva nemmeno 30 anni, e è una biografia che lascia un po' il segno sulla figura di Lelio Lagorio. Il Granduca, così si chiamava quella biografia, e il Granduca era l'epiteto che negli anni ha sempre accompagnato la figura di Lelio Lagorio qua in regione. Devo dire che proprio Tajani diceva: io rimasi colpito, e da lì la volontà di scriverla, proprio perché l'avevo seguito in una missione all'estero e mi resi conto l'autorevolezza, il figlio, la credibilità e la competenza su ogni questione in cui lui si esprimesse. Mi venne la curiosità di seguirlo e da lì questa mia biografia giovanile, che oggi mi sento orgoglioso di aver scritto. Sarà qui il 30 di novembre per l'inaugurazione della Festa della Toscana, quell'iniziativa che dal 2000 sta caratterizzando la nostra regione, con l'occasione per ringraziare Riccardo Nencini, che ne fu l'ideatore nel 1970, e in quell'occasione Tajani sicuramente farà riferimento a Lelio Lagorio. Devo dire che Lelio Lagorio, se vogliamo a volo d'angelo riguardare un po'
percorso di vita istituzionale e intellettuale, a mio giudizio colpisce, perché io non ho mai trovato in un esponente politico del dopoguerra la coerenza, il successo e il carisma che ha svolto in tutti i ruoli che lui ha nel governo. Pensate a ritrovare una personalità politica che da docente universitario, assistente di Piero Calamandrei, svolge una funzione accademica che è quella importante che ha. Io ho una nota personale che voglio trasmettervi. Quando giovane procuratore legale, dopo l'università, ebbi diciamo, la fortuna di accedere allo studio di Alberto Previeri, in via dei Servi 49, peraltro accanto alla Regione Toscana, vi era una stanza dove non veniva svolto attività, vi era la biblioteca, per noi era un percorso della incredibile biblioteca di Previeri, che veniva da tutti, dalla figura fondamentale organizzativa dello studio, la professoressa Bartoli, come da tutti gli altri, indicata la stanza lavoro, perché era una stanza su cui nessuno si sedeva alla scrivania, ma Nagoya, che parlo del 1986 per quanto mi riguarda, era già a dei livelli, in quel momento ministro, figuratevi se poteva venire a svolgere azioni o funzioni legali, ma per quello studio la stanza Nagoya doveva essere sempre lasciata libera, perché quando voleva lui poteva essere lì, e comunque sia la sua presenza si stagliava nella sua dimensione professionale, che quindi vi è sempre stata, sia che fosse il professore universitario, sia che fosse il professionista a cui si lasciava sempre l'opportunità in ogni momento di poter ritornare. Ma professionista è figura affermata, sia come docente che come appunto in questo caso potenziale avvocato, nel momento in cui si coinvolge nella vita politica, arriva a svolgere funzioni di vertice nella provincia di Firenze, fu il vicepresidente della provincia di Firenze. Entra in Palazzo Vecchio e caratterizza nel Partito Socialista il suo partito dall'inizio alla fine, nel momento in cui era con Calamandrei, questa partecipazione al piccolo partito susseguito al Partito d'Azione, ma che tanto si impegna contro la legge truffa, che caratterizzerà i primissimi momenti. Ma poi nell'iscrizione al Partito Socialista lui ritrova il ruolo di vicepresidente della provincia, il ruolo di assessore poi sindaco di Firenze nel 1965. Allora l'elezione non era diretta, allora era il consiglio comunale e sappiamo il susseguirsi di sindaci che portarono poi anche al commissariamento per molti anni del comune di Firenze. Quando io leggo tante storie della città mi rendo conto che il ponte a Migliore Scucci o il mercato ortofrutticolo di Novi, inaugurazione con il commissario Salazar, Firenze era purtroppo un po' caratterizzata da questa instabilità. Ma Lagorio per 6 mesi è il sindaco della città di Firenze. Diventa dal 65, da quando aveva svolto il ruolo di sindaco, apparentemente vice sindaco, perché la maggioranza richiede questo, ma questo lo proietta per quegli anni ad essere la figura giusta di riferimento. Mi faceva ora una battuta un Intodini, che è qua per un partito socialista che aspira, nel momento in cui finalmente si attuano le regioni, a esprimere la guida della regione toscana in un rapporto che è un rapporto della giunta di sinistra tra partito socialista e partito comunista, che nel partito comunista aveva figure autorevolissime, ma che in qualche modo doveva accompagnarsi alle leggi dell'alleanza. Ma Lagorio che diventa presidente della regione toscana nel 1970, ce ne può parlare una figura come Michele Ventura, che già è protagonista della scena politica, che vedo qui davanti, aveva di per sé quell'autorevolezza e quel carisma che sapeva interpretare al meglio il senso dell'istituzione che nasceva. Basta rileggere un po' per gli scritti per rendersi conto come la regione di allora era un oggetto scomodo. Se noi pensiamo, la carta costituzionale la delinea dal suo sorgere del 1948, con l'entrata in vigore della Costituzione, sono tanti gli istituti che la carta costituzionale delinea e che devono essere attuati.
la Corte Costituzionale, per esempio, Enzo Kelly come presidente ce ne potrebbe fare una lezione su motivi per cui anche la Corte Costituzionale arrivò poi più in là negli anni. Ma la Regione ha il record, solo 22 anni dopo averla scritta nella Carta Costituzionale. Dal 1948 le 15, anzi allora 14 regioni, poi Molise diventerà tale nel 1963, le 15 regioni a statuto ordinario arrivano solo nel 1970. Erano un istituto del resto che i costituenti, basta rileggere un po' Calamandrei, avevano concepito nella rottura di un'organizzazione dello Stato che nel rapporto fra il governo, quindi il ministro degli interni e il territorio, era uno stato di prefetti, uno stato che aveva avuto appunto l'articolazione delle prefetture che avevano un'identificazione con le province. Anche in Toscana 8 sedi di prefettura sono nella stessa sede della provincia. E questo era una sorta di ciglia di trasmissione, quello della prefettura-provincia con il Ministero degli Interni, che se io vi porto degli esempi concreti in tanti aspetti rimane ancora oggi. La Regione nel corpo dello Stato italiano, nel suo ordinamento, era un elemento rivoluzionario che in qualche modo nella logica dei pesi e dei contrappesi avrebbe inserito un'autentica autonomia che dopo aver voluto rompere con quello che era lo schema organizzativo del periodo che aveva portato al ventennio fascista, offriva spazio a un'autonomia vera, fatta di libertà, di democrazia, di articolazione territoriale. Ecco che la Regione per questo è contrastata dagli apparati dello Stato, ecco perché nasce 22 anni dopo, occorreva nelle regioni figura autorevole. Il primo consiglio regionale che si svolge in questa sala, non in questa sala, in Palazzo Medici di Cagli, sarà qualche anno dopo che questo diventerà il Palazzo del Consiglio, elegge il primo presidente del Consiglio regionale, ovvero Elio Cappuggiani, che sarà dal 70 al 75 il presidente del Consiglio, perché il presidente sarà Lelio Lagorio, e insomma la dialettica era tra persone che come Elio Cappuggiani lasceranno la presidenza del Consiglio regionale per essere sindaco di Firenze nel 75, e una figura come Lelio Lagorio che nel frattempo ha acquistato un ruolo sempre più rilevante nel Partito Socialista, di cui era interprete dell'anima autonomista, riformista, seguendo Bettino Craxi, Lino Formica, Claudio Martelli, al congresso di Torino del 1978 diventa uno dei leader nazionali. E interpretando quella linea che poi dopo il Consiglio nazionale del Midas del 1976 portava Bettino Craxi con Claudio Signorini vice segretario a esprimere un rinnovamento di quel Partito Socialista che poi sarà protagonista negli anni 80 nel governo del paese, ecco che Lelio Lagorio interrompe la legislatura perché i vertici del suo partito, la spinta popolare del suo partito lo vuole ai massimi ruoli dello Stato. Diventato parlamentare nel 78, nell'80 è ministro della difesa. Ministro della difesa di momenti delicati, ricordo quando Lelio mi telefonò per presentare, aveva già naturalmente esaurito i suoi incarichi, quel bellissimo libro con riferimento a Austerlitz, in cui ci parla proprio della sua esperienza di ministro della difesa, dove si caratterizza per l'apertura al popolo delle forze armate, dove sviluppa iniziative che danno il senso di identità alle forze armate, ma in una logica di democrazia e di tutela che si svolgono per la difesa e per i rapporti e le relazioni internazionali del Paese. Si parlerà di lui come Presidente del Consiglio. Quando dopo le elezioni del 1983 è chiaro il principio dell'alternanza tra Partito Socialista e Democrazia Cristiana e Craxi sarà il Presidente del Consiglio, Lelio Lagorio ebbe una funzione che poteva essere quella di cerniere di equilibrio per un governo che comunque doveva sancire l'alternanza. In realtà la Democrazia Cristiana in quelle elezioni crollò, la sua forza contrattuale fu relativa e conseguentemente il Partito Socialista espresse, come del resto Lagorio voleva e riteneva opportuno, il suo segretario. Ecco quindi che un partito non poteva tenere il Presidente del Consiglio e il Ministro della Difesa.
partito come il Partito Socialista in ascesa, ma che non superava il 15%. Lelio Lagorio diventa quindi ministro del turismo e dello spettacolo, e in quel ministero ha vissuto delle rivoluzioni che ancora oggi noi ci sentiamo. Il FUS, ovvero il Fondo Unico per lo Spettacolo, è sua idea e si proietta nella legge che ordina il settore che ancora oggi noi sentiamo e abbiamo. Tutta una serie di riforme che riguardano il mondo dello sport, ve lo dico direttamente, appaiono con la sua gestione del ministero, e la sua sensibilità culturale, questa figura di grande signorilità e straordinaria cultura, si sente in quel ministero, regalandogli un'autorevolezza che pochi ministri avevano, forse al livello di quel Giovanni Spadolini che quel ministero lo aveva costituito nel suo ordinamento istituzionale, trasformandolo dal ministero del portafoglio al ministero vero e proprio strutturale. Devo dire che Lelio Lagorio però non si ferma qui, perché ormai la sua propensione è il Parlamento europeo, che in virtù della spinta europeista degli anni Ottanta va a diventare quel Parlamento che deve assorbire sempre nuove funzioni, lo reclama, e il Partito Socialista, nel momento in cui lo elegge al Parlamento europeo, lo porta alla massima carica, al capogruppo, che svolgerà con grande accortezza, grande acume e grandi capacità di relazione internazionale. Devo dire quindi che quando Lelio Lagorio fa la scelta di lasciare la politica, la fa dal suo punto di vista, ma direi oggettivamente, oggi lo vediamo con gli occhi della storia, non con gli occhi della cronaca quotidiana, al momento giusto, nel momento in cui le temperie della politica portano a agitare la situazione, a portare alla Prima Repubblica, poi tutto quel senso di rinnovamento è con gli occhi della storia lo dovremo vedere. L'Italia nel 1985 era la quinta potenza industriale dell'Occidente. Potrebbe politico faceva delle scelte delicatissime, pensate al referendum sulla scala mobile, che però portano l'inflazione dal 22% al 5% e poi sostanzialmente l'annullarla. Oggi l'Italia, che allora partecipava ai G5, ai vertici a 5 nazioni, oggi come livello di presenza non arriva al 12° posto. Ma in quel momento il tutto viene presentato con il grande alone del rinnovamento, e Lagorio, nonostante gli viene chiesto di continuare a presentarsi, è uno dei volti che può dare una prospettiva ancora al Partito Socialista, proprio perché il suo percorso e il suo iter politico è specchiato. Nessuno ha mai avuto modo di contestare niente per il profilo, l'etica del personaggio, decide di ritirarsi dalla vita politica e continuerà, cultore degli studi anche di storia locale, con i familiari, con la moglie, Silvia e i figli. Abbiamo partecipato a un bellissimo momento recentemente a Volterra, e anche ieri sera, quando io ho detto del convegno di stamani, il sindaco di Volterra, Guselli, mi disse: ma che convegno abbiamo vissuto nella nostra sala comunale, che personaggio straordinario, quanto gli deve il nostro territorio. Lui che era nato a Trieste, in realtà così inserito in Firenze e la Toscana, aveva eletto Volterra, di cui sarà cittadino onorario, uno dei riferimenti anche dei propri studi, e ricordo il suo libro che lessi con molto coinvolgimento sui briganti di quella terra dell'Etruria centrale. Insomma, una figura che è la sintesi di quello che volevo dire, e concludo, che sia stato in comune il sindaco rispettato e al vertice della nostra Firenze. In regione, il Granduca fondativo e autorevole da un rispetto assoluto del nostro Stato regionale. A livello di governo, il ministro della difesa che ha dato un senso di cambiamento profondo del rapporto del popolo con le forze armate, che ha sfiorato l'essere lui stesso presidente del Consiglio. In Europa, al vertice del gruppo socialista, come socialista il leader di una corrente che era minoritaria, era piccolissima, ma che guardava lontano, e a un certo punto è uno dei capisaldi dell'assunzione del ruolo di governo, di guida del Partito Socialista, che Craxi avrà negli anni Ottanta. Insomma, poche persone hanno in tutti i livelli del loro impegno, fra le personalità politiche italiane del dopoguerra, un livello di azione e di riconoscimento come quello di Lelio Lagorio.
Noi abbiamo voluto, e ringrazio la Fondazione Durante perché è stata davvero splendida nel supportarci e organizzare tutto questo, e tutti i relatori che hanno avuto l'entusiasmo di partecipare qui, perché di questo convegno ne vogliamo fare una pubblicazione, perché al di là di due pezzi, uno pubblicato dalla Regione, l'altro pubblicato appunto con la biografia di Tajani su Ragorio, a mio giudizio c'è ancora molto da scrivere, da leggere e da dare indicazioni da un punto di vista storico. Devo dire che il momento vero sarà il momento dei 50 anni della Regione, perché nel 1970, tra un anno e mezzo, noi vedremo l'anniversario dei 50 anni della Regione, quindi ci stiamo preparando per vari momenti in riferimento a questo. Quindi quello di oggi vuole essere, sulla figura di Ragorio come sulla lettura storica della nostra regione, non un momento di arrivo, ma vuole essere un momento di partenza, perché questo c'è bisogno poi oggi nel parlare tra regione, Stato, Europa tantissimo. E davvero grazie a tutti per essere qui, in modo particolare alla signora Ragorio, che è tutta l'altra me, sempre il signorino brillante, come accanto a lui l'abbiamo conosciuta per tanti anni, costituendo per tutti noi un vero riferimento, e a Silvia, perché Silvia Ragorio ci ha messo il cuore e nel suo silenzioso, mai per mettersi in evidenza, ma proprio per quell'amore vero che l'ha legata al padre, devo dire, ci ha messo il cuore per questa iniziativa. E grazie a tanti amici che con me, ricordo, condividevano il carisma e l'apprezzamento verso Silvia Ragorio, che poi saranno molti di loro anche relatori in questa occasione. Grazie a tutti. Un quadro approfondito.
quello che Lavorio scrisse per il professor Piero Calandrei, il suo maestro, nel ventennale della scomparsa di Calandrei. In questa chiosa il Papa ricordava alla fine le ultime parole di un libro molto bello che gli era piaciuto tanto e che mi aveva fatto leggere da ragazzina. Si chiudeva così il libro: cos'è in fondo la vita di un uomo? Un'alzata di spalle dell'eternità. E allora, dove trovare il senso della propria esistenza, se non nello sforzo del lavoro comune, se non nel tentativo di lasciare un segno nel proprio passaggio che possa servire all'azione e alla lotta. Un segno che dipende dalle cose concrete che abbiamo saputo realizzare. Ecco, io credo che mio padre, questa è proprio la scelta. Siamo veramente grati a Silvia Gregorio e a Silvia Gianni. Diamo inizio alla prima sessione dei lavori di questo consiglio. Dovendo introdurre questa sessione, io mi invito a porre tre domande a cui credo daranno risposta in relazione agli interventi che stiamo per ascoltare. Chi era l'esploratore? Cosa ha rappresentato e che ruolo ha giocato nella nostra storia repubblicana? Perché oggi avvertiamo l'esigenza di ricordarlo e di ripensare la sua figura, la sua esperienza di vita e di lavoro. Come lo stesso titolo di questo convegno indica con molta precisione, Gregorio è stato al tempo stesso un intellettuale e uno statista. In altri termini possiamo dire che è stato un uomo di cultura che in ragione della sua passione politica, del suo impegno civile, ha potuto realizzare la sua vocazione naturale di persona impegnata nella ricerca di quei valori comuni della vita sociale che la buona politica ha il compito di individuare, di affermare e di difendere. Questa sua vocazione di uomo di cultura, impegnato nella vita pubblica del proprio paese, Lelio Gregorio lo ha potuto maturare naturalmente per una vocazione naturale, ma anche per la possibilità di frequentare un ambiente favorevole a questa sua formazione e di una frequentazione che gli ha consentito la vicinanza con due grandi guide morali, come Piero Calandrei per l'aspetto culturale e come Pietro Nenni per l'aspetto politico. Grandi personalità che hanno orientato i percorsi intellettuali e politici di Lelio Gregorio verso quei valori universali di libertà, di giustizia, di solidarietà, in sintesi di un umanesimo laico fondato sui diritti inviolabili della persona. Questo è quello che io ricordo della persona e dei contatti che ho avuto con Lelio nel corso della vita. Se questo è il profilo della persona, cosa ha rappresentato Gregorio nella nostra storia repubblicana? Credo che per cogliere appieno il senso del percorso di Lelio Gregorio, del suo essere al tempo stesso un intellettuale e uno statista, bisognerebbe ripensare al filo rosso che ha legato in un lungo arco storico, a partire dal Settecento, sul piano della difesa dei diritti umani, sul piano della lotta per l'affermazione dei valori della ragione, che ha legato la cultura fiorentina con la cultura toscana e la cultura toscana con la cultura nazionale e la cultura europea. Ecco, se voi ripensate alla vita di questo livello di Gregorio, voi dite che è una vita che ha ripercorso filo rosso e ha una notevole forza e carica culturale. La ripercorso unendo nel tempo umanesimo, l'umanismo, valori risorgimentali, valori europei. E questo appunto spiega come la figura di Lelio Gregorio abbia svolto sempre con una grande intensità, con una grande convinzione, con una grande forza d'animo e coerenza le sue varie funzioni a livello locale,
come amministratore locale, come promotore, direi uno degli artifici fondamentali della costruzione dello Stato regionale nel nostro paese, e poi come dirigente politico e membro del governo nazionale e rappresentante europeo. Ruoli tutti giocati in momenti molto delicati, molto cruciali della nostra storia repubblicana, ma sempre, come è stato ricordato perché molto bene da questa apertura di convegno, sempre esercitato con rigore, con coerenza, con realtà, da un forte spirito di servizio, vuol dire da un forte patriottismo costituzionale. E qui è la linea della terza domanda. Questo spiega perché oggi ricordiamo le ragioni, perché oggi sentiamo il bisogno e il dovere di ricordare questa figura in questa sede della Regione Toscana, in cui veniva ricordato ora l'Arborio Cuffi dagli anni 60, un convinto promotore, e negli anni 70 il primo amministratore. Ricordare l'Arborio oggi significa innanzitutto rendere giustizia alla sua figura di intellettuale e di statista, ma significa anche leggere in evidenza il carattere attuale, vorrei dire in certo senso esemplare, della sua figura, che la sua figura assume in questa particolare congiuntura che il nostro paese sta attraversando, difficile congiuntura che il nostro paese sta attraversando, una congiuntura segnata da squilibri culturali che vanno crescendo e si trasformano in squilibri politici e istituzionali che rischiano di mettere a repentaglio le stesse basi del nostro impianto democratico. Per ricostruire l'equilibrio perduto e mettere in sicurezza le basi della democrazia occorre ritrovare una misura della vita pubblica che sia ispirata a razionalità, a moderazione, a competenza, a rispetto dell'avversario. Sono tutte queste le qualità, le virtù civili e politiche che hanno ispirato sempre guidato la vita d'azione di Leo Longo, e questo è il motivo per cui oggi lo ricordiamo in questa partecipazione con me. La parola a Giuseppe Montinelli, che svolge la sua relazione sulla formazione, studi universitari e post universitari di Leo Longo. Grazie. Io ringrazio gli amici del comitato organizzatore che mi ha dato l'opportunità di ripercorrere la formazione del Leo Longo. Tra l'altro devo dire che questo andare indietro mi ha riportato anzi alla mia formazione, perché io ho conosciuto Longo da giovanissimo quando collaboravo con Alberto Predieri, e ricordo soprattutto il carisma, lo stile, anche nelle doppie, quello che lo caratterizzava. E devo dire, a me ragazzino metteva anche una certa soggezione proprio per la sua autoritas che esprimeva, e proprio per la profondità dei concetti che esprimeva sui temi più vari che incontrava nell'amministrazione regionale. Comunque, questa mia indagine è stata un'indagine fatta sui documenti, facilitata proprio dal rigore anche di Longo nel tenere aggiornate le schede della sua attività, dei suoi percorsi intellettuali, professionali, accademici e politici, tutto materiale conservato benissimo e con grande ordine presso la Fondazione Durante, alla quale va quindi il mio ringraziamento. Ora, come sempre, la formazione, come dire, è una sorta di luogo geometrico di incontro di tanti valori immateriali, in cui convergono famiglia, scuola, amici, vicende in cui si imbattono, si avvolgono, si coinvolgono, studi universitari, studi di esperienze lavorative, clima politico. Tutte queste categorie di situazioni sono comuni a tutti. Meno comune è il fatto che esse si collegano nel periodo del massimo consenso del fascismo, poi durante la guerra, l'occupazione tedesca, la resistenza, il dopoguerra, il
forti conflitti politici dell'epoca, la costituente, l'adesione al patto atlantico e via del genere. Per di più, dirà quindi del clima quanto mai incandescente in cui si andava formando il giovane Bergoglio, incontrando personaggi che vanno da Piero Bargellini, direttore della scuola elementare di Santa Maria Maggiore, che frequentava Bergoglio, a Calamandrei, da Pitaccini a Cornignola, da Ferruccio Parri a Paolo Vittorelli, da Bilenchi a Carlo Cassola, da Alberto Pedieri a Paolo Barile, da Carlo Furno a Enzo Capaccioli, a Galizia, a Piero Spinelli, ma anche durante il liceo ha incontrato e frequentato personaggi come Giovanni Spadolini, Leone Piccioni, Giulio Cattaneo, Romeo Dalla Chiesa. Quindi vedete che era una sorta di continui contatti con personaggi che hanno fatto la storia culturale e istituzionale del nostro paese. Come è noto, Bergoglio è nato a Trieste, il padre ufficiale ha servito per famiglia e poi durante la Grande Guerra, acquisendo medaglia al valore sia sul cazzo che sul piano, e poi al seguito della Terza Armata e Duca d'Aosta, che entrò a Trieste nel 1918 e lì si partì e lì si sposò. Devo ricordare che il padre non solo era un alto ufficiale, ma faceva parte di una famiglia di alti servitori dello Stato. Il nonno era stato direttore della Banca d'Italia, addirittura il padre del nonno era stato consigliere della Corte di Cassazione. Sotto la mia ascendenza materna vi era anche una parte toscana, in quanto una della, credo la nonna era Caterina, era originaria San Gimignano. Nel 24 si sposò a Trieste con una signora di alto censo friulana. Si trasferì poco dopo, nel 1929, a Firenze e appunto frequentò la scuola diretta da Bargellini, e lui ha ricordato che era una scuola improntata, come dire, ai crismi del libro cuore, l'educazione risorgimentale, che quindi lo caratterizzò e lo caratterizzò in tutta la sua attività. Al pari dei giovani della sua generazione, Bergoglio passò attraverso le strutture della mobilitazione proletaria del regime fascista, anche se la sua accettazione passava appunto attraverso il filtro del patriottismo e del culto nazionale, valori che erano inculcati nel tempo, nei giovani e nel loro mondo. Tra l'altro, già allora emerse una sua attenzione forte alla storia, perché risulta dai documenti come si recasse spesso nella biblioteca del Galilei e per leggere soprattutto libri di storia, in particolare quelli di Salvemini. Durante la guerra la famiglia si trasferì a Volterra, dove il padre, una volta avvenuta la smobilitazione della Terza Armata, quindi rientrato a Firenze, aveva acquistato, sulla base di una eredità, una tenuta di 150 ettari nella Valle del Rena, dell'era definita la tenuta di Cervaiola. Parola ora a Giorgio Morales, che ci ricorda meglio la propria esperienza nel comune di Firenze. Grazie. Io sarò brevissimo, perché l'esperienza di Lelio Lagorio al Comune di Firenze fu molto breve. Correva l'anno 1964, c'erano state le elezioni e la Democrazia Cristiana aveva perso molti voti, per cui non c'era una maggioranza con la Democrazia Cristiana e i partiti minori. Era necessario sperimentare un'alleanza
fra la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista. Operazione non facile, che cominciò a svolgersi nelle cosiddette giunte difficili, cioè le giunte di alcune città d'Italia dove l'unica maggioranza possibile era una maggioranza di centro-sinistra. E piano piano, con molte difficoltà, queste giunte andarono a formarsi. Una di queste città difficili era Firenze. E a Firenze c'erano delle difficoltà supplementari, perché la Democrazia Cristiana aveva avuto un sindaco, Pavia, c'erano forti resistenze in una parte della Democrazia Cristiana, quella che guardava più a destra, che non voleva alleanza con i socialisti, e dunque sembrava esserci uno stallo nei rapporti tra i due partiti. E tant'è che a un certo punto, convocato il Consiglio Comunale, si manifestò improvvisamente una maggioranza di sinistra con l'intervento del Partito Comunista, e questa maggioranza elesse Nello Dorio sindaco di Firenze. Era un sindaco minoritario, ma da Roma gli venne imposto immediatamente di dimettersi per cercare di ricostituire una maggioranza con la Democrazia Cristiana. Lavorio obbedì, si dimise e poi fu rieletto con uno schieramento di centro-sinistra che però non era maggioritario, era minoritario. Quel che successe in quel momento io ce l'ho ancora negli occhi, rotoli di carta igienica, pensavo nel 500, un bailame, perché i comunisti si sentivano traditi dal fatto che il sindaco che aveva eletto si era dimesso per farsi eleggere da un diverso schieramento. E però la Lavorio non poteva mettersi contro il suo partito, accettò questa imposizione e fece il sindaco di minoranza, però di minoranza. I nodi dovevano venire al pettine. E quando ci fu il voto sul bilancio, i liberali strumentalmente si offrirono come stampella. Il loro voto avrebbe consentito una maggioranza fino appunto al Partito Liberale. E Lavorio, e con queste sue parole concludo, Lavorio disse: il sindaco socialista non ci sta, e non accettò quindi i voti del Partito Liberale, il che lo portò inevitabilmente a diventare minoranza e a dare poi le dimissioni. Ecco, questa è l'unica esperienza di lavoro che ho fatto con il Firenze. Da una famiglia, diciamo, come dice lui stesso, borghese,
Gregorio, giovanissimo, aveva 18 anni, andava a Granada a lavorare in questa casa. Lui stesso, operario, racconta che partiva la mattina alle 5, 2 ore di salotto di Caveste, e ritorno altre 2 ore, e nel frattempo si mescolava, viveva la vita. Questo è un importante ricordarlo, perché a mio avviso questa sua esperienza personale lo segna e mette in moto il suo meccanismo di pensamento di una serie di valori che derivano dalla tradizione familiare. Valori, come è stato detto, che in parte saranno saldamente conservati e faranno parte proprio anche del suo modo di essere socialista, in senso dello Stato, già stato detto, che gli viene dal padre e che conserva e che sarà un elemento evidente nell'intervento. I Verdini faranno parte anche della sua forza di incidere in alcune generali. L'altro punto elemento che ci può far capire anche come lui, durante tutto il suo percorso, avrà col Partito Comunista un rapporto, come dire, molto chiaro nelle sue posizioni di autonomia, ma molto civile nel suo atteggiamento di dialogo. Anche questo vorrei sottolinearlo, un uomo del dialogo. E anche questo si può spiegare forse nell'esperienza che lui stesso aveva fatto inizialmente giovanissimo, aderendo, chiedendo l'adesione al Partito Comunista, appunto, a Volterra, cosa che poi lui, come dire, a cui lui rinuncia per rispettare i valori familiari, perché qui c'è sempre nel suo percorso un grande rispetto. Cioè la sua, si è parlato appunto del suo socialismo come un umanesimo liberale, che era anche un umanesimo socialista, dove l'uomo è al centro, e l'uomo in tutti i suoi aspetti. Quindi il suo dialogo anche politico non è mai un dialogo con un aspetto, con un'istituzione, con un gruppo, con una gerarchia, ma con delle persone. E questo gli consente ovviamente durante tutta la sua carriera politica di avere questo ruolo spesso anche di cerniera o di mediatore o di mediante, non è un compromesso, è proprio una attitudine intellettuale e umana, e appunto mi sembra importante sottolinearlo. Nel suo periodo, diciamo negli ultimi anni della guerra, giovanissimo, dove legge tantissimo, è molto travagliato da questa sua trasformazione interna, lui raccoglie già un elemento che poi ritroviamo dopo. L'idea di federalismo, lui già ha trovato il suo scritto insieme a fine del 43, all'inizio del 44, in cui lui appunto contro questa guerra piena di morti, piena di violenza, dice bisognerebbe che i popoli si unissero tutti e creassero una federazione di popoli, attenzione, una federazione che parte dal basso nell'idea di federazione, e arriva a un obiettivo che è un po', diciamo, ampio per l'epoca, cioè un discorso di federazione universale mondiale. Ora voi sapete che il federalismo ha in effetti due filoni, che è quello, diciamo, che si è concentrato sull'Europa, ma c'è un altro filone che è quello del federalismo con visione universale mondiale. Quindi lui raccoglie anche questo elemento, aveva appunto, ribadisco, 18-19 anni. E poi altri elementi che lo formano, altri personaggi che lo formano in questo periodo, che sembra veramente importante, ovviamente sono poi le letture che farà di Spinelli, di Calogero e di Rosselli. E le farà già in questo periodo. Sottolineo una cosa, il responsabile, ricordo più il nome del Partito d'Azione, della sezione del Partito d'Azione di Inghilterra, con cui lui chiede il preside insieme alla scuola, con cui lui ha un pochino scambio contatti, gli dà dei materiali dell'articolazione. Allora, noi sappiamo che i materiali più interessanti sono una serie di opuscoli scritti sotto ovviamente nome insomma mascherato, pseudonimo, dei testi che sono di loro.
che sono gli Spinelli, che sono gli socialisti internazionali, per esempio con socialisti della Fatal Society inglese. Cioè, lui già con questi elementi, con questo materiale, comincia a formarsi, da lì che viene questa formazione. Non dimentichiamo che, per esempio, anche la sua visione, sia federalista poi a livello europeo, sia di un infrafederalismo, cioè di un giornalismo, è presenziato qualche apporto anche da quella che è la posizione di giustizia liberale, di giustizia in particolare, che a questi temi dedica molto spazio nelle sue scritte degli anni 30. Quindi, come dire, già si fondono degli elementi interessanti. Ma tuttavia è interessante anche vedere questo, lui è come se avesse bisogno prima di conoscere, di formarsi. Questo spiega come tutta la prima parte della sua vita, fino a 30 anni, è dedicata allo studio della diritto universitaria, a contributi sui giornali, sulla stampa, a scrivere, a riflettere, a pensare. È una persona che non si butta nelle cose prima di avere una salda conoscenza, cosa preziosa per ormai abbiamo quasi esatto del suo età. Oggi ho dovuto correre a Roma e quindi provo a sostituirlo. Accanto a me abbiamo il professor Leopoldo Nuti, Roberto Barzanti e, come dicevo poco fa, Alessandro. Io sono nato nel 1975, quindi ho avuto modo di conoscere questa figura solamente perché rievocavo i momenti in cui ci parlavano di Sandro Pertini, Presidente della Repubblica, e quindi poi ho avuto modo adesso in questi giorni che ci sono documentato su questa figura così, direi anche eclettica, perché ha fatto veramente, veramente molto. Ho riflettuto, ecco, sul valore di questa persona e mi affascina e sono curioso di ascoltare dalle parole del professor Nuti e di Roberto Barzanti le loro relazioni. Ecco, il professor Leopoldo Nuti dell'Università degli Studi Roma 3 tratterà la difesa e la politica estera, cioè il periodo, insomma, degli anni 80, adesso mi mente, ma poi ci dirà lui, mentre Roberto Barzanti racconterà dell'esperienza europea di Lenin Lavoro. Direi. Nella mia relazione vorrei affrontare soprattutto il periodo estremamente importante della vita politica di Gregorio, in cui lui è al Ministero della Difesa, e vorrei farlo soffermando su tre punti in particolare, cioè la congiuntura storica in cui lui assume l'incarico, quindi il contesto interno italiano e il contesto internazionale che caratterizzano questo periodo, e poi accennare brevemente a due delle scelte più importanti che lui compie da questa difesa, che prefigurano in un certo senso, come non nella conclusione, un po' il passato e il futuro della politica di difesa italiana, cioè la spedizione militare in Libano e lo schieramento degli euromissili, che sono due temi molto cari al lavoro per i quali egli stesso ha scritto a lungo nei suoi libri. Intanto un dato di fatto, diciamo, Lavoglio è ministro della difesa dal 4 aprile 1980 ininterrottamente fino al 4 agosto 1983, per quasi tutta la settima legislatura, attraverso cinque governi: Cossiga 2, Forlani, Spadolini 1, Spadolini 2 e il quinto governo, quello Fanfani. Già questo ce la dice lunga sull'importanza di questa esperienza di governo, pur nella sostanziale continuità degli incarichi della cosiddetta prima Repubblica. Restare in una posizione per quasi 4 anni vuol dire che quel lavoro lo si sapeva svolgere con una certa competenza, passando attraverso una fase che poi vedremo tra un attimo è anche particolarmente tormentata. Che Italia è quella in cui Lavoglio assume il Ministero della Difesa e che problemi si
più riprese hanno messo in crisi e a repentaglio il futuro stesso del paese. E il corrispettivo sul piano della politica estera di questa drammatica situazione interna è una politica estera di basso profilo. Per gran parte degli anni 70 l'Italia era un attore passivo sulla scena internazionale, quasi non tanto protagonista, ma quanto protagonista in senso negativo delle scelte che gli altri compiono e che si trova a subire. È un attore che viene progressivamente marginalizzato dal contesto internazionale. Ci sono due episodi che possono essere richiamati molto velocemente, che testimoniano questa latitanza o debolezza dell'Italia. Il vertice di Porto Rico nel 1976, in cui le grandi potenze trattano l'Italia come il malato d'Europa sostanzialmente, ogni riferimento a problemi attuali è puramente casuale, e in cui Moro viene costretto a sentirsi impartire una serie di consigli su cosa fare per far fronte ai problemi che l'Italia sta attraversando. O un altro episodio di marginalità, il vertice della Guadalupe nel gennaio del 79, in cui Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania federale prendono decisioni cruciali per il futuro della sicurezza d'Europa e l'Italia è chiaramente assente. Nel momento in cui la Corte arriva al Ministero della Difesa, allora si trova di fronte a un paese che sta cercando faticosamente di recuperare il terreno perduto. Sia la politica estera sia la politica di difesa negli anni 70 hanno tenuto un profilo particolarmente basso, anche se negli ultimi anni del decennio sono cominciati i primi segnali di un faticoso rinnovamento, soprattutto in ambito militare. Le forze armate hanno cominciato un periodo di ammodernamento, di equipaggiamento e di ripensamento del loro ruolo. Ripensamento del loro ruolo è dovuto al profondo cambiamento di contesto internazionale. Gli anni 70 sono stati il periodo della grande distensione, in cui la guerra fredda si è progressivamente stabilizzata e placata, e poi a partire dal 75-76 ha cominciato una spirale discendente in cui di nuovo le tensioni si sono andate innescando. E questa progressiva inversione di tendenza ha registrato una progressiva presenza di problemi e di conflitti, soprattutto nel Mediterraneo. Il Mediterraneo, che era per l'Italia sostanzialmente un confine meridionale relativamente tranquillo, diventa sempre più, dopo la guerra dei sei giorni del 67, dopo la guerra del Kippur nel 73, l'inizio della guerra civile libanese nel 75, una zona profondamente problematica, e le forze armate cominciano a ripensare il loro ruolo da garanti del confine orientale con la Jugoslavia a garanti della dimensione mediterranea. Ed è questo lo scenario che il lavoro si trova ad affrontare quando arriva al Ministero della Difesa. L'Italia che sta cercando di recuperare il terreno perduto durante il decennio precedente, una guerra fredda che sta progressivamente riaffiorando e che tornerà ad avere livelli molto alti di tensione, soprattutto nei primi anni 80, e un progressivo spostamento dell'area di crisi, se vogliamo, in tutto il Mediterraneo. Quando la Corte arriva al Ministero della Difesa, si trova di fronte al problema soprattutto di come far dialogare le forze armate con il paese. Le forze armate italiane hanno avuto in tutto quest'arco temporale un rapporto abbastanza difficile con le istituzioni, e trovarsi di fronte al primo ministro socialista nella storia della difesa, nella storia della Repubblica, è per loro una grossa novità. Il Ministero della Difesa per tradizione è sempre stato democristiano, con pochissime eccezioni: due repubblicani, Facchinetti e Pacciardi,
due socialdemocratici, Tramelloni e Tanassi, il secondo dei quali non ha lasciato un ricordo particolarmente brillante. Quindi Laborio si trova a dover in qualche modo vincere la sfiducia dei vertici delle forze armate e a guidarle in questo processo di adattamento a un quadro internazionale che sta rapidamente, rapidamente cambiando. E il suo primo successo è quello di vincere questa sfida, di farsi accettare dai militari, e non è per niente scontato che i vertici delle forze armate italiane apprezzino di avere un socialista al Ministero della Difesa. Lo fa perché ha un tratto, un'esperienza personale, che abbiamo sentito stamattina e dalle relazioni che ci hanno preceduto, che in qualche maniera garantiscono per lui la sua tradizione familiare, in qualche modo lo rende ben accetto, ma è soprattutto la sua capacità di dialogare con i vertici militari, quindi le esigenze di incoraggiarli verso la modernizzazione, che lo rende un ministro della difesa capace di traghettare le forze armate da quella specie di area protetta ma separata in cui avevano vissuto fino a quel momento, in un'istituzione politica capace invece di dialogare più apertamente con il resto del paese. In questo approccio ai problemi della difesa, Laborio fa parte del disegno più complessivo del Partito Socialista a guida craxiana, di presentarsi come un partito in grado di svolgere il suo ruolo per forza di governo affidabile all'interno di un contesto occidentale. Un partito di sinistra che non vuole rinnegare le proprie origini, ma che è in grado di assumersi le sue responsabilità. E poi vedremo dagli esempi che farò tra un attimo, è perfettamente in grado di capire quali sono i problemi e di prendersi queste responsabilità. Allora, per sintetizzare il senso di questa prima parte della mia relazione, la Laborio come ministro della difesa è in grado di interpretare e accelerare e in qualche caso anche anticipare il senso della trasformazione che la politica estera e la politica di difesa dell'Italia stanno attraversando. Con delle scelte non facili, in alcuni casi anzi decisamente difficili, in cui mostra un grande coraggio e la capacità di impostare una politica che non tutti i suoi predecessori sarebbero stati in grado di portare fino in fondo. I due esempi credo siamo quelli che meglio ci aiutano a capire il senso di quello che vorrei dire, che sto cercando di dire. I due esempi sono due momenti considerati, due decisioni in qualche maniera cruciali nella storia della politica estera italiana, nella politica di difesa dell'Italia, cioè la spedizione in Libano, che il professor Cercuti vi raccomanda di citare come esempio importante, ma non c'era bisogno perché una buona parte della mia relazione verte anche su questa storia. Cosa c'è di così nuovo nella spedizione libanese? L'Italia sta cercando gradatamente di ritagliarsi un ruolo autonomo nella sicurezza del Mediterraneo. Questa è una novità che comincia a affiorare prima che Laborio arrivi al Ministero della Difesa. Ci sono alcune scelte che precedono la sua nomina, ma alla quale lui imprime appunto un'accelerazione importante. Negli ultimi anni 70 l'Italia ha già iniziato a cercare di ritagliarsi un ruolo un pochino più significativo della stabilizzazione del Mediterraneo, partecipando alla prima missione delle Nazioni Unite al confine tra Libano e Israele, UNIFIL, a partire dal 1978, garantendo la neutralità di Malta con il trattato del 1980, e poi decidendo
partecipare alla spedizione che garantisce l'attuazione degli accordi di Camp David con una pattuglia di dragamine nel Mar Rosso che comincerà a funzionare all'inizio degli anni 80. Queste iniziative in parte precedono la scelta del Libano, che invece avviene compiutamente nel periodo di cui lavoro e ministro della Difesa. E quella scelta su cui lo stesso lavoro molto ha scritto è in qualche modo uno spartiacque nella storia della politica estera, della politica di difesa italiana, perché è la prima volta che in tempo di pace l'Italia partecipa a un contingente così numeroso, si parla alla fine di diverse migliaia di uomini, ad una spedizione militare fuori dal terreno nazionale per stabilizzare un altro paese. C'era stato l'unico precedente nella storia della Repubblica, che era la triste esperienza di quando un contingente dell'aerobrigata di Pisa aveva partecipato nel 1960-61 alla guerra civile congolese e quella esperienza si era conclusa con un drammatico eccidio di 13 avieri italiani nel piccolo paese di Kindu, e da allora l'Italia non aveva più preso iniziative di questo genere. Di fronte alla crisi che segue l'invasione israeliana del Libano nel 1982 e il continuo logoramento di quel paese a causa della guerra civile, viene presa questa decisione da parte degli Stati Uniti e Francia, e l'Italia decide di partecipare con un proprio contingente e, come ricorda lo stesso Lacorio delle sue memorie, lui e Spadolini si sentono in un certo senso eredi di una tradizione risorgimentale, perché Spadolini gli dice, entusiasta dell'idea di andare a questo contingente in Libano, gli dice: ah, ma questa è una nuova Crimea, io sono Cavour e tu sei la Marmara che guida i bersaglieri in Crimea. Al di là del paragone che la Gloria racconta con tono molto divertito, è chiara l'importanza di questa scelta. Per la prima volta l'Italia non è più un ricettore di sicurezza che in qualche modo beneficia della garanzia militare degli Stati Uniti, ma è quello che i politologi chiamerebbero un security provider, fornisce sicurezza inviando le proprie forze armate all'estero. Ed è una trasformazione enorme per un paese come l'Italia, che prefigura, se vogliamo, un nuovo modello di politica di sicurezza e di politica di difesa. Che è quello che poi porterà alla partecipazione sistematica dell'Italia alle missioni di Skilling dalla fine degli anni 80 fino ai giorni nostri. Partecipare a questo tipo di operazione con un contingente consistente di soldati di leva è una novità senza precedenti. E la Gloria, che è una ministra della difesa, cura nei minimi dettagli tutta la spedizione e la considera uno dei fiori all'occhiello della sua esperienza, perché a detta di tutti, nonostante i dileggi iniziali della stampa internazionale di fronte all'immagine dei bersaglieri con il cappello primato per le strade di Beirut, in realtà il contingente italiano è quello che dà la prova migliore di tutti e tre quelli che partecipano alla spedizione internazionale. E quindi la sua determinazione, la cura meticolosa con cui accompagna questa spedizione restano uno delle fanno di questa iniziativa uno dei tratti principali, forse il tratto principale del suo Ministero della Difesa: la capacità di immaginare un'Italia più sicura di sé e in grado di affrontare una sfida così importante senza precedenti nella storia della storia. E secondo me questa iniziativa è ancora più importante dell'altra che la Gloria ricorda con molta attenzione nei suoi libri e a cui si sentiva altrettanto legato dal piano motivo, cioè la sfida degli euromissili. La sfida degli euromissili la Gloria la vive con
stata. Sostanzialmente di fronte al progressivo schieramento dei missili SS-20 sovietici a partire dal 1976, l'Alleanza Atlantica si interroga su come reagire e decide alla fine, per l'appunto dopo quel vertice della Guadalupe, la cui l'Italia era stata esclusa, di proporre ai paesi membri di schierare in Europa una nuova generazione di armi nucleari americane che in qualche maniera contrastino le nuove armi sovietiche e al tempo stesso di aprire un negoziato per arrivare auspicabilmente alla rimozione di entrambi questi sistemi d'arma, quindi gli SS-20 sovietici e i SS-20 americani. In tutta questa storia la Corte svolge un ruolo centrale, così come il PSI svolge un ruolo centrale. Perché quando il governo Cossiga è chiamato a pronunciarsi se accettare o meno queste nuove armi americane sul proprio territorio, non ha una maggioranza su cui contare e quindi ha bisogno dei voti del PSI. Il PSI viene da una posizione pacifista e di ostilità alle armi, nei confronti delle armi nucleari, che rende estremamente problematica la scelta. E la Corte lo racconta chiaramente in più di un'occasione. Anzi, nell'estate del 79 incarica lui e come responsabile della sezione dei problemi dello Stato del partito di predisporre una relazione per affrontare la questione del comitato centrale del partito e portare il PSE a pronunciarsi, e Tadorio è l'autore della relazione che scrive insieme a Stefano Silvestri dell'Istituto Affari Internazionali sul problema degli euromissili e sull'opportunità che l'Europa occidentale bilanci lo schieramento degli SS-20 da parte sovietica. E devo dire che leggere quella relazione ancora oggi è abbastanza impressionante per il linguaggio che abbiamo usato, perché è un linguaggio estremamente tecnico e competente e estremamente atipico per un esponente del Partito Socialista e più in generale della sinistra. Avrebbe potuto essere scritto da un laburista britannico o da un socialista francese, ma i socialisti italiani in grado di pronunciarsi con tanta competenza su un problema di natura strategica non ce n'erano molti, e da storico mi viene fatto di fare un paragone con un episodio analogo, non molto noto, ma nel 1963, alla vigilia della formazione del primo governo di centro-sinistra, le trattative per la formazione del governo Moro rischiano di arenarsi su un problema analogo quando gli avversari del governo Moro, in particolare il Presidente della Repubblica Segni, chiedono una prova di fedeltà atlantica dicendo che gli Stati Uniti vogliono che il governo Moro accetti l'ipotesi di far parte della forza multilaterale dell'Alleanza Atlantica, l'equivalente degli euromissili, se vogliamo, 20 anni prima. E il governo Moro rischia di cadere su questo punto, che è estremamente sfidoso, perché i socialisti non ne vogliono sapere che accettano di far parte della forza multilaterale, ed è solo quando si riesce a capire che la richiesta non viene dagli americani ma viene da segni che la mina viene disinnescata e le trattative per la formazione del governo Moro arrivano qui a compimento. 20 anni dopo, o 15 anni dopo, il governo Cossiga riesce ad andare avanti nella decisione di schierare i terroristi, perché il Partito Socialista prende una posizione molto ferma su questo punto, grazie alla relazione di Tadorio che convince Craxi e che insieme a lui si trascina dietro il partito. E quindi fa del PSI un partito di sinistra, sì, ma fermamente inserito all'interno dello schieramento atlantico e senza nessun cedimento nei confronti dell'Unione Sovietica. Perché dicevo, rispetto alla spedizione del Libano, questa scelta è importante ed è cruciale per caratterizzare la figura di Tadorio, ma è un po' meno innovativa, perché l'idea di utilizzare lo schieramento di armi
piano nucleare americano sul suolo nazionale non è una novità. Tutti i governi della Repubblica l'hanno fatto a partire dal 1955 per ricambiarsi uno status privilegiato all'interno dell'alleanza atlantica. La vera novità è che lo facciano i socialisti, che lo facciano e che una volta presa la decisione nel dicembre del 79 sia un ministro della difesa socialista che con estrema attenzione, con grande cura, segue passo passo l'attuazione di questo disegno, predispone la base di comiso per lo schieramento degli aeromissili e negozia in maniera molto ferma, molto serrata con gli americani per cercare di assicurare il massimo di controllo italiano su queste armi. La cosa si diffonde a lungo sulla storia di come abbia cercato in tutti i modi di fare sì che il controllo di questi missili dipendesse non solo teoricamente ma anche fisicamente da entrambi i governi, il cosiddetto meccanismo della doppia chiave che doveva autorizzare l'uso dei missili, che è una doppia chiave politica, lavora per un brutto, fosse anche una doppia chiave fisica, consentendo ai militari italiani di essere co-decisori al momento di non è mai venuto di decidere se utilizzare o no queste armi. Arrivo alla conclusione. Entrambi questi episodi prefigurano un ruolo del Partito Socialista del tutto poco all'interno della scena politica italiana. Una politica di difesa decisamente più di alto profilo, in cui l'avorio non si tira indietro di fronte alla necessità di fare delle scelte anche particolarmente difficili. E per concludere vorrei dire che entrambi questi passaggi racchiudono forse in un certo senso, e questo ci dà un po' la misura dell'importanza di quel Ministero della Difesa guidato dal lavoro, il passato e il futuro della politica di sicurezza italiana. Il passato nel senso che la decisione di aeromissili è l'ultima decisione presa dal governo italiano fino ad oggi, e speriamo di doverne avere altre in futuro, di agitare armi nucleari sul proprio territorio. Dopo quella decisione le armi nucleari saranno solo progressivamente ridotte e la loro presenza sarà sempre più marginalizzata nel contesto della politica di difesa italiana. Quindi in un certo senso è l'ultima grande decisione legata alla guerra fredda. La decisione di inviare le truppe in Libano invece apre, se vogliamo, la politica di difesa, la politica di sicurezza italiana agli scenari del post-guerra fredda, agli scenari in cui l'Italia è chiamata ad intervenire su vari fronti dello scacchiere internazionale, e lo fa mettendo le proprie forze armate in una condizione di maggiore dialogo con l'opinione pubblica e con le forze politiche. E questa capacità di giocare su più fronti e di far svolgere al Ministero della Difesa più ruoli attraverso una fase di profonda, complessa trasformazione del sistema politico internazionale sta, credo, l'importanza del ruolo svolto dalla Gorio in questo suo incarico. Grazie. Io cercherò di contenere molto quello che dovrei da dire, perché in parte non saprò evitare del tutto accenti di testimonianza, io ero stato coinvolto per testimone, diciamo, e dunque per fare un intervento che è tardi, prima di stamani, bellissimo, abbiamo ascoltato la cultura da Maturi. Però poi si è reso necessario, e ci ha dato molto volentieri l'invito di ampliare un po' questa impostazione che mi era stata affidata e dire qualcosa, ecco, non molto. Dire qualcosa di cruciale sulla esperienza europea di Lavorio, intendendo per esperienza europea fondamentalmente il suo mandato di
Parlamento europeo, che come si sa va dal 1989 al 1994, devo dire una fase terremotatissima delle istituzioni europee. Se pensate che nel 93 diventa esecutivo il trattato di Maastricht e nel 89 crolla il muro di Berlino con tutto quello che puoi vedere. Ma comincio come testimone, perché se no forse non ci intendiamo. Io ho molti rapporti, io lavoro, si distendono, ho fatto il conto su una quarantina d'anni, e la prima immagine che di lui conservo è quella di un animatissimo congresso socialista in previsione probabilmente del 33° congresso di Napoli. Arianco eventualmente lo legge, Venezia, Napoli, Milano, furono Roma, furono sicuramente una successione non solo geografica ma di congressi che determinarono il volto della sinistra italiana anche nelle sue sconfitte e delle sue esercitazioni. In preparazione di questo congresso io ero spedito per fronteggiare il gigante lavoro verso il quale io ho avuto sempre, lo confesso, un sentimento di grande ammirazione ma anche di soggezione, perché anche quando ero in giunta con lui io avevo un po' di timore, perché era un uomo che giustamente esigeva esattezza, chiarezza, e a volte non era facile seguirlo nelle sue direttive, è una parola che poi ritornerà, molto precise, molto nette. E ricordo quel congresso affollatissimo, lui difendeva da par suo le tesi autonomistiche, io da liceale bassiano cercavo di contrastarlo, e mi è rimasto in mente un'immagine, ma come quelle che si incidono e che non si accetteranno mai. Hanno dovuto richiamare in servizio un uomo, disse a un certo punto Lelio, comunica, un uomo che aveva le mani piegate per le torture subite durante lo stalinismo per fingere di rinnovare un partito decimato dallo stalinismo. Quelle mani piegate mi sono rimaste in mente come qualche cosa che evoca un dramma, un mondo. La sinistra socialista cercava di contrastare questa nettezza di visione predicando un certo internazionalismo di tipo nuovo, ma pasticciare, insomma, ovviamente, pensa in tutti in modo clamoroso e nettissimo, oltretutto con gli uomini nella roccaforte dell'autonomismo della tesa, che era una platea assolutamente non difficile. Però quella immagine, volevo dire, perché io sono partito da questo passaggio, questa nettezza di scelta di campo che l'autonomismo allora sottolineava, giustamente, lo dico con franchezza, anni dopo si era visto quelle cose, è rimasta in mente come qualche cosa che non si accetta. L'altro elemento, che è quasi una premessa, su cui bisognerebbe forse lavorare a fondo, credo sia possibile farlo, anche perché gli archivi al riguardo sono dispersi o insomma non è che è rimasto molto, è l'esperienza che io non conoscevo quando Davorio era leader così autorevole dell'autonomismo toscano nel 1980, è l'esperienza, ne ha parlato stamane Ariane, di lui come membro del Movimento Federalista Europeo. Questo è un punto che non è se non dare rispetto anche a quello che dirò poi relativamente alla sua idea dell'Europa. Pensate a un passaggio di questo tipo, che è appunto in una delle carte che si riferisce agli anni in cui lui era, ma anche vicepresidente,
associazione, confederazione o federazione degli stati dell'Europa occidentale, mentre il compimento dei passi necessari per tale costituzione i nostri governi sono alquanto riluttanti. Ecco, c'è una terminologia molto importante e molto divergente, perché sì, costituzione in questo caso vuol dire anche fare un trattato, non dobbiamo dargli un euro troppo pregnante, ma è qualcosa di più, secondo me. E poi c'è questo elemento interessante, nello scritto, io ho letto in altri scritti, appunto, non so dove è pubblicato, ma in uno dei bollettini trovabili del Movimento Federalista Europeo, pensare alle neutralità, e cioè dar vita a una confederazione o federazione. Erano anni in cui l'ispirazione federalistica, eppure era evidentemente alla base del Movimento Federalista Europeo, non era così consolidata, e non è un caso che Lagorio, con la sua diplomazia veramente straordinaria, con la sua potenza di sguardo, lasciasse la porta aperta alle formule, cioè lei era un realista, si fa quello che è possibile fare, per cui c'è questa alternativa confederazione, federazione. Ma quello che sorprende di più è che deve forse spiegare meglio, in modo più convincente, è la sua presa di posizione contro la CEDU. Perché da un uomo come Lagorio, che ha avuto sempre una grande passione, una grande intelligenza, si è ascoltato ora per la bellissima relazione di Leopoldo Nuti, per le questioni della difesa, che non erano allora secondarie, tutt'altro, può risultare sorprendente che lui abbia preso posizione con un bel gruppo, che veniva ricordato stamane, di intellettuali, di militanti del Movimento Federalista, contro l'idea della costituzione della Comunità Europea di Difesa, della gente che, come si sa, del 54. Perché mi sono chiesto? Lui non ha mai avuto modo di chiedere. Secondo me perché c'era il timore che la CED in realtà fosse uno strumento, non a caso presentato dalla Francia, che creasse un'egemonia interna all'Europa che andava costituendosi. E l'altro elemento però fondamentale che secondo me si intravede è che cominciare dalla difesa non era la scelta migliore. Qui voleva fin da allora che il processo di integrazione europea fosse avviato da un punto di vista essenzialmente politico, non ubbidendo dunque al funzionalismo alla moneta, non ubbidendo a un'idea rivoluzionistica che poi sappiamo dove ha portato, ma piuttosto in questo, in un modo più serrato, più politico, anche perché in questo modo l'Italia avrebbe avuto un ruolo paritario e sarebbe stata messa al sicuro anche nei confronti dell'Est e in un rapporto magari di partnership o di collaborazione con la NATO. La sua opposizione alla CED non è un'opposizione alla NATO in quanto tale, ma è l'idea che occorra un polo europeo forte. Sono sue parole quasi citate testualmente, e ora però non mi leggo, se no mi scontro con le lunghe. Un polo europeo forte, sono proprio parole sue di allora, che evitasse che il mondo si trovasse di fronte ad una egemonia unica, a quello che poi avremmo chiamato il pensiero unico, a quello che poi avremmo chiamato il debordante potere e preoccupante degli Stati Uniti. Ma sul Lagorio e il Movimento Federalista bisogna lavorare ancora, io non voglio dire di più. Fatto è che la sua idea, l'altra idea portante di questi anni, va rimarcata, è l'idea che l'Europa
quanto tale deve rimanere neutrale. In questo senso è piena sintonia con Calamandrei e anche queste sono posizioni che oggi destano abbastanza interrogativi, però era evidentemente l'idea della neutralità dell'Europa, quale neutralità, c'era anche un bellissimo articolo sulla neutralità socialista, era, faceva tutt'uno, era indispensabile per creare questo mondo multipolare che non fosse cioè l'Unione Unita e perché ci fosse un sistema di sicurezza ma non tale da diventare l'indipendenza nazionale. Perché il tema della nazionalità e del fatto che anche il federalismo non poteva che costruirsi su basi e collegamenti che rispettassero, senza che la parola ora scandalizzi nessuno, la sovranità nazionale, è un'idea che Lavorio eredita da una cultura risorgimentale, dal suo senso del patriottico, eccetera. Sappiamo benissimo cosa sta dietro di questa idea, è un'idea forte e molto marcata. Ma vediamo subito al Parlamento europeo, su cui ci serve a dire ovviamente molte cose. Io scelgo due punti soltanto, qualche dettaglio, ma due punti soltanto. La sua reazione, la sua riflessione dopo il crollo del muro di Berlino e il problema dell'allargamento a est, come si disse malamente, che non era un allargamento, era un mutamento radicale del sistema. Sembrava che, infatti lui lo criticava come molti socialisti, d'accordo, l'idea non poteva, il crollo del muro non è che partoriva un'Europa più larga, automaticamente più larga, o addirittura, come intitolarono certi giornali, ripristinasse la geografia europea quale era prima. No, scombinava il mondo, creava un mondo diverso. E non era un problema di allargarsi, era un problema di mutare radicalmente assetti istituzionali, nazionali e sovranazionali, sistemi di potere. Era dunque una svolta enorme che ci veniva richiesta. E l'altro punto su cui mi soffermerò in breve è ovviamente il trattato di Maastricht, sulla sua valutazione che lui ne dette e i problemi che secondo lui creava. Dirò subito, qui forse c'entra più l'accento di memoria, che negli anni in cui fu parlamentare europeo Lavorio non si trovava grande agio nel gruppo socialista all'inizio e anche in quel panorama frastagliato delle sinistre europee, soprattutto perché aveva ben consapevole era molto convinto, diciamo, del fatto che l'Italia non aveva le carte in regola. Non sono molto convinto, scrisse poco dopo essere stato eletto, di come l'Italia è stata finora nella CEE, non è casuale questa vecchia sigla. Questo è il mio punto di attacco specifico alla questione Europa. I paesi che si affacciano sul bacino del Reno conoscono alla perfezione i meccanismi della comunità e ne beneficiano ampiamente e con grandi risultati pratici. Insomma, ce la danno tutti. Noi no. Noi italiani siamo più europeisti di tutti a parole, in pratica restiamo italiani e basta. Questo è il suo linguaggio e come si riconosce così con nettezza, e quindi è difficile da dire. E aggiungeva: sono un nonista. Questo è un termine che poi è caduto un po' in disuso, molto importante però, perché ovviamente c'è un accento rispetto al federalista e va oltre, già intravede l'Unione Europea, quando ancora se ne parla. Sono realista, ma unionista, ma realista, cioè attento a che l'Europa rappresenti un vantaggio certo e concreto per tutta l'Italia, perché ovviamente l'europeismo impiegava anche
fatto di ritrovare una solidarietà nazionale che potesse far contare tutta l'Italia nel contesto europeo. Per la prima volta la Polio parlò in aula a Strasburgo il 14 marzo 1990 e mise al centro del suo intervento la questione tedesca. Ancora il muro non era crollato, c'era poco, ma era evidente che gli scricchioli già erano nell'aria e si era alla vigilia forse di grandi mutamenti. È molto interessante che infatti dopo il crollo del muro la Polio avanzi una proposta lungimirante che ovviamente non ebbe seguito come tutte le proposte lungimiranti del Parlamento europeo, come la maggior parte, perché lui propose all'interno del gruppo socialista la costituzione, nell'articolo dell'Avanti il 27 gennaio 1990, di una commissione parlamentare ad hoc, a competenza orizzontale, che orientasse organicamente, sono sue parole, le deliberazioni che in tema di cooperazione con l'Est vengano assunte dalle varie commissioni di merito. Perché che aveva visto, che era dell'essere una cosa ben percepibile, ma con conseguenze che sono state gravi anche gravissime certe volte, ma insomma molto problematiche, e aveva visto che di fronte allo sgretolarsi del blocco dell'Est, dopo il crollo del muro, per contraccolpo rinasceva il nazionalismo. Mi parla proprio di questo in un articolo. Rinasceva cioè la volontà da parte dei vari stati membri della comunità di agire ciascuno per conto proprio. Per cui una comunità che era stata vista con grande interesse dall'estero, che ha avuto un ruolo decisivo per il crollo del muro e tutto quello che ne ha seguito per il crollo dei sistemi di direzione comunista, però aveva l'effetto, questa discriminazione a essere proprio perché la comunità era fatta in gran parte per opporsi o per attaccare questi paesi nel caso che fosse stato necessario. Quasi una introiezione degli stessi meccanismi, per cui la disgregazione del test portava con sé anche, portandosi, se non la disgregazione, la frammentazione, la diversificazione delle linee politiche estere dei vari stati nazionali, perché l'Europa non era stata in grado nel frattempo di attuare quelle riforme costituzionali che il trattato votato nel 1984, l'ispirazione di Altero Spinelli, che leggere oggi sembra più un trattato leggero, però sembrava la rivoluzione, prospettava. Questo è un passaggio molto, molto importante. In Europa c'è paura della Germania. Noi italiani, sono sue parole, bellissime, che siamo liberal-socialisti. Lui lo usa alcune volte questa parola. Io mi ricordo, non voglio vedere il memoriale, nei ricordi affetti, eccetera, ma di aver parlato di questo una volta, proprio che aveva inserito nel suo discorso questa teoria, ma in effetti eravamo tutti affascinati da Delors, dal grande Jacques Delors, dicendo la sua commissione, non stiamo facendo qualcosa che mette in pratica almeno il nucleo di quello che è stato il liberal socialismo. Non è che ci battiamo in fondo per un mercato liberalizzato, un mercato unico, perché era la legislatura che si doveva provare centinaia di direttive per il mercato unico europeo, e però cercando anche di conquistare, come fu conquistata almeno dal punto di vista formale, la Carta Sociale dei Diritti, cioè una economia di mercato regolata secondo la linea della socialdemocrazia tedesca. Noi italiani, che siamo liberati socialisti, molto bello il collegamento tra gli italiani liberati socialisti, direi sempre bene,
fatichiamo a respirare nel gruppo socialista, egemonizzato da corpo e da una vaga massimalistica. E questo è un punto, accennavo prima, chiave. Questa fase del socialismo europeo, dell'egemonia, i socialisti francesi, e non solo loro, non davano grande importanza alla questione istituzionale e al governo più ai temi sociali. E De Rocchi sembrò di avere conquistato il mondo quando si occupò quest'ora al sociale dei diritti, che ha prodotto effetti molto, molto positivi anche dal punto di vista delle qualità di chance, del nuovo mondo, sulla sicurezza dei posti di lavoro. Però è indubbio che la sensibilità istituzionale non era il loro modo. Da un lato perché volevano che ovviamente fosse mano alla Francia. I francesi parlano spesso di Europa, vedono Francia, eccetera. Dall'altro perché De Gorgis una volta, mi ricordo che mi trovavo un po' dopo, proprio c'era anche lei, ma siete convinti che se si dà il potere e se si crea una situazione più di tipo federale, le forze di sinistra e anche il movimento operaio si troveranno meglio. Perché in lui c'era vivissima l'idea che non era di molti altri della sinistra europea, che l'Europa o è una realtà plurale o, e oggi andrebbe sottolineato 100 volte, no? O non è. Siamo in una situazione drammatica per questo, perché noi, quanti oggi pensano che i problemi si risolvono con un'Europa autoritaria, un'Europa di destra, un'Europa che imponga agli stati membri di legge? No, ma voglio dire, giustamente dell'idea, come allora vi dicevamo, sembrano discorsi al passato, che l'Europa non può non essere plurale, avere governi conservatori e progressisti, liberali e cristiani, socialisti e socialdemocratici. E il problema dell'Europa è creare una capacità di governo, una governabilità, allora era molto di moda, che tenesse conto di questa pluralità e che non diventasse, cioè, uno Stato sovrammesso ad altri Stati, oppure come poi purtroppo è diventata in questi giorni, basta leggere le nostre domande, con una sorta di potere antagonistico o tutto sbilanciato sul versante monetario, eccetera, rispetto agli Stati nazionali. Solo un'Europa del dialogo, un'Europa della varietà, delle voci, delle culture e delle politiche poteva e può realizzarsi. Solo qualche volta in certi discorsi di Regio, in certi suoi bellissimi fogli di diario, si trova un'espressione, insomma, la dico strana perché sembra contraddire quest'idea di fondo, e la voglio misurare, parole che non c'è da dire, è sfuggita. A Bruxelles, scrive nel settembre 1990, c'è una potentissima burocrazia esecutiva che non rende conto a nessuno. Pensavamo a un'Europa Stato che avrebbe dovuto accrescere i poteri sovranazionali e per contrappeso quelli locali, ma questo non si è verificato. C'è un vuoto democratico. Questa Europa Stato in realtà configura una situazione che magari più vicina a certi elementi che oggi constatiamo che a discorsi si facevano allora, però è un'espressione che Lavorio usa quasi incidentalmente, però è sintomatica. Lavorio guardava lontano, sapeva guardare lontano. Io vi do un appunto, sempre, ma non voglio far perdere tempo, della
Parlamento Europeo, 17 gennaio 1990. Uscimmo quasi traumatizzati. Perché? Perché le domande insidiose dei parlamentari europei su quale tipo di socialismo, quale tipo di prospettiva lui, dopo la sua esperienza drammatica, vedeva, Dubček fece una lunga risposta in cui non compariva il nome socialismo, perché la tragedia era stata tale che quel nome era difficile a pronunciarsi. Mi auguro, disse Dubček, che la primavera dei Checchi nel 1990, la primavera di Praga, e per gli anni a venire la grande sinfonia dello spirito comunitario ci anima. Da poi lo commentò uscendo da questa riunione. Ti ricordi del congresso di Poggi Ponzi? E bastò questa domanda per pensare a tante cose, con amarezza ma anche con Ponzi. Poi era anche un grande scrittore, lasciato un paio di citazioni. Quando compare nella sala scrisse Dubček è impacciato. La sua allocuzione, perché era uno scrittore anche contente, che vedeva le cose come erano, senza sentimentalismo, è impacciato. La locuzione sua ha il timbro di chi non ha più nel suo sangue neanche un'infinitesima stilla del suo passato. È un mix tra un professore di provincia e un cultore della Lega dei diritti dell'uomo. E per un leader come è stato Lavorio, iperrealista, in cui i diritti certo vanno garantiti e salvaguardati, ma i rapporti di forza li garantiscono, non la predicazione, questo è un passaggio decisivo. Trascuro tante cose, questa no però. Questa no perché è uno dei punti che rileggendo i suoi discorsi, tutti quasi, mi ha più colpito. 30 aprile 1991, sono già 91. C'è la crisi dell'est post-comunista, scrive Gregorio, che reclama un'attenzione particolare. C'è la realtà sempre più incandescente del fianco sud dell'Europa. Da oriente e dal meridione sta per sollevarsi un'ondata migratoria senza precedenti. Popolazioni stanche e disperate premeranno sempre di più sulle frontiere dell'Europa benestante. I problemi diventeranno acutissimi. Basta pensare alla prospettiva della trasformazione graduale delle nostre nazioni in realtà multietniche. Nulla si potrà più risolvere con iniziative soltanto nazionali. Quando si dice che il realismo non è che contrario al profetismo per certi versi, se uno è un vero realista. Su Maastricht mi rimane da dire che sarebbe lunghissima, le rubava troppo tempo, però la nostra generativa ovviamente, intervenendo in aula il 14 ottobre 92, la voglia di fronte ai risultati che non avevano soddisfatto, dire, strappati a Maastricht, che si concluse come si sa nel 92, però sarebbe entrato nel 93, disse una cosa molto precisa, che purtroppo anche questa è stata ratificare Maastricht, sì, poi qui c'è il realista, non potevamo dire no, nessuno poteva dire no a Maastricht, sì, ma perché? Perché la sinistra si delegittimava e non era possibile avere un risultato più consistente, qualche passo avanti c'era stato, anche se meno di quello che si pensava, e aggiunse sì, ratificare Maastricht, ma non alla chierichella. Gli italiani devono capire a che cosa vanno incontro. La sinistra non riuscì a capire che cosa significava
scusate se mi appassiono, come ci si appassionava con lui allora, a provare Massimo, perché lo concepiva, in molti lo concepiva come una sorta di approdo pacifico. L'Europa è crollata il muro, si era definita. Maastricht si fa un passo avanti, dopo si farà l'unione politica. L'unione politica. Oggi viene da interrogarsi se Maastricht, tutti i risultati positivi ha avuto, sia stata la tomba della prospettiva politica dell'Europa o un avanzamento che poteva avere forse qualche ulteriore sviluppo. Qui faccio punto perché poi su Maastricht ci sarebbero molte, molte altre cose da dire e soprattutto sul modo come ci si sarebbe dovuti atteggiare con Jelzin, anche la visita di Jelzin è di nuovo un cambio di idee molto curioso. Il mio colloquio con Lelio non si è mai interrotto. Lasciatemi chiudere con un ricordo anche personale. Ripensando tanti momenti, ho capito dopo, meglio, che lui agiva fondamentalmente una visione nazionale umanitaria, naturalmente fattasi liberal-socialista, con un senso della patria, il socialista tricolore è stato scritto, che senza cedere a inflessioni nazionalistiche fu sempre sostenuto da un'eredità di stampo risorgimentale e d'altro canto da un temperamento che non rinunciava al realismo strategico della geopolitica. Di tanto in tanto ricevevo una sua telefonata, magari sulle sciagure del monte, come le fa del Sacro Monte, come diceva Scherzando. E veniva fatto spesse volte di ricordare il nostro passato, la nostra comune legislatura europea, ma tendenzialmente preferiva rammentare gli anni delle belle battaglie giovanili. Egli visse con fredda passione la svolta dell'Europa, le speranze che alimentava, i limiti sempre più vistosi e anacronistici che l'angustiavano. Mi viene fatto così di inserirlo, riandando a suoi anni europei, al di là della consistenza biografica che può aver avuto la sua nascita a Trieste e la sua terra evoca, di inserirlo tra la schiera fitta di quegli intellettuali e politici di frontiera che spesse volte, venendo dalla città giuliana, ebbero proprio in Firenze il loro più amato approdo. Osservò fino all'ultimo le cose del mondo con l'elegante weberiano disincanto della sua sottile e stilizzata maniera, attenta alla geometrica, anche se inattingibile, rispondenza di parole e di fatti. Ciao, grazie. Grazie per questo invito, mi scuso per l'assenza alla sessione mattutina del convegno, che so è stata anche molto affollata. Io non sono uno dei relatori, ma devo semplicemente moderare questa parte del convegno e fare il moderatore di chi ora parlerà, il professor Fulvio Conti dell'Università di Firenze, sul laborio storico e scrittore, e qui alla mia sinistra Renzo Ricchi, giornalista e scrittore a sua volta, che ci parlerà di una realtà molto importante, cioè di una rivista Città e Regione che laborio vuole con un preciso disegno di cultura politica. Ecco, non devo fare interventi, ma il giornalista moderatore mi consentirete di fare alcune osservazioni sperando di non ripetere cose già dette tutte stamane e stasera.
Credo che questa sia un'occasione importante non solo per ricordare la figura di Lelio Latorio e la sua importanza sulla scena di questa città, di questa regione e del nostro paese, ma anche per riflettere sull'attualità, sul senso della politica oggi, sui rapporti tra società, politica e istituzioni, così come li vediamo ogni giorno. Già il titolo di questo convegno, Lelio Latorio, lo statista e l'intellettuale, ci dà l'idea di come ci sia stata, e non secoli fa, un'Italia in cui fare politica significava prima di tutto servizio allo Stato e quindi a tutti noi, ma anche studio. E studiare voleva dire tenere il cervello sgombro dai pregiudizi, dagli schematismi, dalla propaganda fine a se stessa. Voleva dire capacità di ascoltare, riflettere, aggiustare il tiro. Sono attitudini da recuperare in fretta, se vogliamo ancora farci governare dalla politica e quindi vivere ancora in un sistema democratico di cui la politica è un pilastro essenziale. Io non sono un cultore della Prima Repubblica, sappiamo che molti guai della nostra economia affondano le radici in quella stagione, nella quale l'espansione del debito era un po' la chiave per risolvere tutti i problemi grandi e piccoli, però non si può non ricordare come quella stagione fosse anche il tentativo di realizzare grandi idealità trasformandole in leggi, in energia rinnovatrice. E certamente Lelio Latorio ebbe un ruolo importante in questo tentativo storico. Fu un riformista autentico che univa rigore e l'idea del progresso sociale. E come tale partecipò al fianco di Bettino Craxi all'impresa di trasformare il Partito Socialista nel motore di una svolta radicale capace di portare l'Italia con le carte in regola nel nuovo millennio. Una visione lunga, un'impresa che si concluse drammaticamente con l'esplosione di Tangentopoli e di un'inchiesta Mani Pulite che segnarono la fine di fatto del Partito Socialista e che hanno portato poi la gloria al ritiro dalla vita politica attiva. Un'impresa quindi non coronata dal successo, fallita per più ragioni, come sappiamo, anche per l'inadeguatezza del centro politico che sosteneva Craxi all'interno del suo partito, ma tra le altre motivazioni sappiamo anche che pesò per non poco la vera e propria guerra che da sempre ha segnato la storia della sinistra italiana. In ogni caso fu un'impresa unica nell'Italia del Novecento che ci ha lasciato in un vuoto formato malamente da esperienze che comunque le si voglia giudicare, sono venute meno al compito storico al quale erano chiamate, di conciliare gli italiani con la politica e con le istituzioni, senza diventare, come invece è successo ripetutamente, fonti nuove e diverse di anti-antipolitica. I frutti li abbiamo appena
cominciato ad accogliere. E per concludere mi piace ricordare quello che in una lettera del Corriere Fiorentino scriveva Silvia Lagorio, che qui davanti il 7 gennaio di quest'anno, un anno esatto dalla morte di suo padre. Scriveva Silvia: mio babbo, un uomo giusto, cercava punti di convergenza, non di conflitto, un uomo rispettoso del pensiero altrui. In queste poche parole sta la grandezza, credo, di Lelio Lagorio, ma queste parole definiscono anche un perimetro, e il perimetro del nostro impegno a farne un ispiratore quotidiano, qualunque sia il mestiere che facciamo. E do la parola al professor Fulvio Conti dell'Università di Firenze. Dottore, buonasera a tutti, ringrazio anche da parte mia il comitato per avermi invitato, anche se mettendomi poi all'opera per lavorare sono stato un po', stata una scelta un po' incauta, mi sono accorto di quanto oneroso fosse l'impegno e quanto sia oneroso oggi sostenerlo, specie venendo dopo tutta una serie di relazioni e di interventi che hanno avuto il vantaggio di poter coniugare la dimensione della ricerca con la dimensione del ricordo, della testimonianza, come l'ultima molto bella che ci ha lasciato poco fa Roberto Barzanti. E devo dire anche il mio amico e collega Leopoldo Nuti ci ha messo un piccolo ricordo anche lui, quello 82, meno male che da bersagliere invece di andare in Libano è andato nell'ufficio storico dell'esercito, quindi questo un po' di ridimensione cioè, poteva essere sul esatto, più male. Detto questo, io ho molto imparato dalle relazioni di questa mattina, che indubbiamente anche a chi aveva una conoscenza da cittadino che ha vissuto questo periodo, da storico che lo ha studiato e che lo racconta a studenti poi di una facoltà come quella di scienze politiche, dove non lo sapevo, ho scoperto appunto stamattina dalla relazione di Morbidelli che Lelio Lagorio aveva intrapreso un cammino per conseguire una seconda laurea, aveva sostenuto anche una serie di esami molto brillantemente. Ecco, emerge comunque da tutte le relazioni che mi hanno preceduto un profilo di un straordinario personaggio. E lo storico nel suo mestiere fa ampio ricorso all'approccio comparativo, anche questo è stato già detto da qualcuno, ma non posso esimermi da sottolinearlo anch'io. Se lo utilizzassimo oggi per mettere a confronto i percorsi di formazione e le specifiche competenze della classe politica di quella cosiddetta prima repubblica di cui poco fa parlava il direttore, con quella dei giorni nostri il risultato sarebbe imbarazzante. Ma non è questa la sede per soffermarci su tali aspetti che meritano studi e riflessioni ben più solidi di qualche valutazione puramente impressionistica. Non posso negare, tuttavia, che proprio a questo mi è venuto di pensare mentre cercavo di mettere insieme qualche appunto per il mio intervento di oggi. Mentre cioè scorrevo la bibliografia di Lelio Lagorio e leggevo i tanti saggi, libri, articoli, curatele, prefazioni, recensioni da lui dedicati a questioni di carattere storico. Un'autentica passione coltivata per decenni, nei ritagli di tempo lasciati liberi dal crescente impegno politico, ma sempre concepita, mi sembra di poter dire, non come un rifugio dalla politica, come lo spazio privato di un bricolaire che amava dilettarsi con vecchie scartoffie, bensì, nella maggior parte dei casi, come naturale e logica estensione della politica. Una politica che per il suo dispiegarsi nella quotidianità, nei vari campi in cui era chiamata a operare, sentiva il bisogno impellente di riflettere sul passato, di cercare nel passato riferimenti e chiavi di lettura per comprendere meglio il presente. Alcune delle pagine storiche di Lagorio rivelano questo desiderio di conoscenza della storia italiana dell'8-900, proprio per farne uno strumento di analisi dell'età contemporanea,
e per inserire determinate scelte politiche in una prospettiva storica di lungo periodo. In alcuni dei suoi lavori La Gorio fa un consapevole uso pubblico della storia, un concetto che oggi è al centro del dibattito storiografico più avvertito. Va cioè a ricercare nel passato pagine, momenti, personaggi che ben si prestano, per così dire, a riletture attualizzate, che possono essere utilizzati come riferimenti paradigmatici nella dialettica politica del suo tempo. Garibaldi, Giolitti, Turati, Gramsci, il Biennio Rosso, Calamandrei, Terracini e così via. E sono questi i contributi di storici di La Gorio che oggi, almeno a chi parla, appaiono più densi di interesse, proprio perché ci dicono molto delle passioni dello studioso e dell'intellettuale, ma al tempo stesso ci rivelano sfaccettature inedite del suo modo di concepire la politica, soprattutto del suo modo di elaborare ragionamenti e ideali politici. Eppur senza autorizzarci a facili, forse fuorvianti, generalizzazioni, ci dicono molto di un periodo, di una classe dirigente per la quale la formazione storica e un'approfondita conoscenza della storia nazionale rappresentavano quasi una sorta di prerequisito per accedere alla carriera politica. La produzione storica di La Gorio si può suddividere in tre principali filoni. Il primo, le opere storiche vere e proprie, per lo più di ambito locale e con una spiccata predilezione per Volterra, la città di origine della famiglia. Secondo, le ricostruzioni, la storia e memoria di avvenimenti recenti della vita politica italiana di cui egli era stato protagonista e testimone. Terzo, gli scritti relativi a personaggi e vicende della storia italiana tra l'Ottocento. Siamo arrivati a Renzo Ricchi, io sono a sua volta di La Gorio, ma anche testimone diretto, uno di quelli che La Gorio ha visto e conosciuto. Da vicino. Grazie. Io penso che questa indimenticabile giornata trascorsa insieme ci abbia dato delle emozioni belle e tristi indimenticabili. E anche il modo di pensare attraverso La Gorio un partito che ha svolto un ruolo nobile nella storia del nostro paese d'Europa. E direi che quanto è stato detto della correttezza e della moralità della cultura di La Gorio rappresenti un po' tutta l'anima migliore della storia di questo grande partito. Dopo il fine, come accennava poco fa il professor Conti, quasi ingiusta, ma nella storia i segni hanno lunghi periodi di adempimento. La storia che ha sentito non finisce mai. No? Quello che ora vi dirò di questa rivista città e regione, ve lo dico come un omaggio a Bello Gorio in finale di convegno. Nel maggio del 1974 io ero a Roma ed ero un redattore del quotidiano del Partito Socialista Italiano, L'Avanti. Tra i vari compiti che mi erano stati assegnati, due erano certamente i più impegnativi. Fare il lunedì il pastore dei comizi tenuti dagli esponenti del partito tra sabato e domenica, lavoro delicato, perché occorreva dare lo stesso numero di righe e lo stesso peso alle varie anime del partito. E poiché le righe da dedicare a ciascuno erano 10 o 15 e dalle telescriventi arrivavano chilometri di resoconti,
35 anni, le vicende delle regioni a statuto ordinario. Verso la fine di quel maggio ci fu a Roma l'ennesimo convegno delle regioni, a quell'epoca c'erano molti convegni perché eravamo all'inizio, e io naturalmente andai a seguire i lavori. Al termine dei lavori fu invitato dai comunisti a pranzo e lei la cuore, dopo la colazione, mi prese per me l'accetto e mi chiese se volevo tornare volentieri a lavorare a Firenze. Naturalmente gli chiesi a quale scopo e lui mi spiegò le sue esigenze. Fare il suo portavoce nelle ricorrenze più importanti e realizzare una cosa che sognava da tempo, una rivista che parlasse di problemi istituzionali. E d'altro, anche se con una certa attenzione, la scelgo e torno a me. E quindi cominciamo a pensare a questa nuova pubblicazione, che sarebbe stata redatta con la collaborazione fondamentale di un gruppo di studiosi universitari, aperta al più ampio dibattito possibile. Quindi si cominciò a mettere attorno a un tavolo di eventi importanti, cioè a formare il Consiglio di Diritti. Ve ne elenco i nomi. Gaetano Alfè, Luciano Cavalli, Enzo Chedi, Renato Corrado, Mario Guzman, Furno Diaz, Fabio Nerusi, Alberto Pentieri. Fu subito accettata la mia proposta, cioè che la parte portante del periodico fosse monografica, affinché non diventasse un cumulo di saggi importanti certamente, ma slegati tra loro e avesse una maggiore durata e funzione politico-culturale, dato che voleva essere una rivista di riflessione e di studio, non legata necessariamente alla cronaca. Oltre a questa sezione, la rivista avrebbe però contenuto altre sezioni, sempre di carattere saggistico: cronache politiche, cronache regionali, antiscienze, documentazioni, e qualche tempo dopo ne menziono anche un'altra, curata da Arianna Nani, sulla Toscana nella storia moderna e contemporanea. Come potete immaginare, l'impegno era cospicuo, anche perché la pubblicazione ebbe fino al 1979 cadenza mensile per diventare poi bimestrale. E certamente non avrei potuto assolverlo per ben 9 anni senza il conforto della collaborazione e della completa disponibilità non solo degli studiosi che ho menzionato, ma anche del resto della vasta gamma di intellettuali dei più vari settori ai quali mi rivolsi volta in volta affinché si occupassero degli argomenti che volevamo trattare e che non dissero mai di no. Quanto alla struttura della rivista, il fascicolo di ogni fine anno avrebbe contenuto il sommario dei temi trattati in tutti i numeri precedenti, nonché l'indice di tutti gli autori che avevano collaborato. Nei suoi 9 anni di vita, città e regione ebbe 3 editori, la Sansoni, la Lemonnier e la Baraldi. Ma ora facciamo un passo indietro e ricordiamo quali furono i motivi che spinsero lei e l'Aquario a desiderare e a realizzare questa rivista. Il principale, l'Aquario era un convinto regionalista, e lo si vide intanto nella fase iniziale e più difficile forse dei nuovi enti, quella della stesura dei loro statuti, fase in cui la sua cultura giuridica giocò sicuramente un ruolo primario, e lo so perché andavo dappertutto, ma non solo. L'Aquario, e con lui tutto il Consiglio Direttivo, desiderava dare vita a una pubblicazione che creasse un campo aperto di dibattito libero sui temi e sui problemi che la parte più moderna della cultura poneva al mondo della politica e delle istituzioni. E in quest'ambito doveva essere un punto di osservazione non legato in modo preconcetto ai campi correnti di interpretazione di tutte le questioni che interessassero l'autonomia
sia sul piano nazionale che internazionale. E dunque si partì, febbraio 1975. Il primo fascicolo, ovviamente, approssimandosi alle elezioni della seconda legislatura, affrontò un coraggioso bilancio dei 25 anni. Negli anni che seguirono si avvicinarono monografie formidabili, i contenuti di alcune delle quali sono ancora attuali. Vi leggo alcuni, i titoli e i contenuti di alcune di queste monografie. Alcune vedrete, sembrano quasi tematiche di oggi. 1975. La questione Firenze, ovvero la richiesta di un disegno ideale politico per il futuro di Firenze. I problemi del sistema sanitario italiano, i problemi delle partecipazioni statali alla luce della crisi economica del Paese, i beni culturali tra accentramento e decentramento, l'anno dopo rapporto tra forze armate e democrazia, la prevenzione, il rapporto tra le autonomie regionali e la società religiosa, la condizione della donna, la crisi della ricerca scientifica, le dinamiche della moneta e del credito nella crisi delle istituzioni. 77. I problemi della giustizia, 10 anni dopo il 68. La riforma dell'università, la violenza nelle città, la rivoluzione russa e il socialismo italiano. 78. Il rapporto tra la stampa locale e quella nazionale nel campo giornalistico. I problemi e le prospettive del teatro italiano, la cultura di destra in Italia. 79. I problemi ecologici e i limiti dello sviluppo. Il progetto Europa e il Parlamento europeo. Il funzionamento delle forze di polizia dello Stato democratico. L'editoria italiana tra artigianato e industria. 1980. Rapporto tra televisione pubblica e televisione privata. Le minoranze linguistiche e etico-linguistiche dello Stato italiano, centralità e decadenza del Parlamento. 81. I rapporti tra la difesa e l'industria in Italia. 82. Limiti e problemi dell'integrazione culturale in Europa. Democrazia rappresentativa e democrazia diretta. Situazione e mutamenti della famiglia in Italia. L'ultimo anno, la produttività della pubblica amministrazione. Ho detto solo alcune delle monografie, sono state decine. A ciascuna di queste monografie collaborarono insieme studiosi e specialisti del settore, e altrettanto avvenne per quanto riguarda le altre sezioni. Norberto Bocchio, Silvano da Prenova, Gianni Finocchiaro, Enno Di Noli, Gianni Pace Pozzo, Paolo Bagnoli, Giovanni Manco, tanto per citare quella. Ne fu tammino la sezione culturale di cui apparvero film come quelle di Mario Tolino, Carlo Cassolo, Mario Luzzi, Mario Canconi, Piero Santi, Ludovico Zorzi, Giorgio Saviane, Piero Bicongiardi, per restare soltanto sui più noti. Città e Regioni, per concludere, è stata una rivista che ha posto le realtà regionali nei loro molteplici aspetti come punti di riferimento fondamentali di tutte le potenzialità democratiche del Paese. E questa fu, fin dal principio, l'intenzione che mosse questo progetto di lavoro. Convinto come era che portare avanti l'ordinamento regionale ed assicurare l'espansione delle altre autonomie locali fosse l'essenza stessa di una risposta nazionale alla crisi dello Stato. Grazie Lorenzo, siamo arrivati alla fine di questa giornata, c'è da augurarsi che non sia stato una marcorda ma una finestra aperta sul futuro. E a conclusione, per darci il là, io chiederei a Silvia, che è qui e che ha inaugurato la giornata, a chiuderla. Prego. Un onore quello che ha
parole scoperte, con tanto piacere, tanta soddisfazione e tanta commozione, quella che non sono riuscita in parte a nascondere stamattina quando ho fatto quel mio saluto. Che dire, devo ringraziare tutti, ognuno per uno, coloro che sono intervenuti, le persone che sono accanto a me, quelli che sono in sala, quelli che sono già andati via. Una cosa mi ha colpito in modo particolare, mi ha commosso moltissimo, quello che ha detto Roberto Barzanti quando ha parlato del disincanto di mio padre negli ultimi anni. È vero, era così. Il Papa si è ritirato prestissimo, prestissimo, perché nel 94, dopo la grande distruzione di quegli anni nel mondo nel quale credeva, si è ritirato perché non si riconosceva più nel mondo che stava consolidando e che stava nascendo, ha scelto una via tutta privata, personale, di continuare a essere presente in questa città e nella realtà nella quale aveva creduto, ma da parte. E certo ha provato mestizia, ha provato dispiacere, aveva questo sguardo disincantato, ma sempre e comunque presente nella realtà di questo paese, nella vita istituzionale, civile,